Siamo nell'attesa, a minuti arriverà anche il grandissimo, celebre professor Vittorio Sgarbi, con il quale cercheremo di tartassare al meglio Pierpaolo Nudi, che è l'artista che quest'oggi vedete esposto in questa galleria. E anche a Pierpaolo un bel applauso ci sta, visto che qua tra poco lo conosceremo. Intanto qui al mio fianco c'è Antonella Poziani, che è un'attrice ed è anche regista, che ovviamente tutti quanti conosciamo, la quale anche lei facciamo un bel applauso. Ci ha raggiunti, non so, io so che tu sei romana, non so se sei arrivata da Roma. A Roma, sì. Arrivata a Roma appositamente. Allora, intanto è la prima volta che vieni a Piacenza? No, abbiamo girato un film che hanno prodotto Enrico e Cheda e abbiamo finito di girarlo ad agosto. Quindi facevo sempre su e giù, quindi ormai sono semipiacentino, familiare qui, eccomi, è familiare. Allora, la domanda che ti faccio, poi rilasciamo i nostri commensali, perché vedete che è stato allestito anche questo spazio briefing molto carino e molto ben curato. Intanto, se ti piace l'arte pittorica oppure hai altre preferenze, magari ti piace più? No, io vengo dal liceo artistico. Da bambina disegnavo, e anzi il primo ricordo che ho della mia infanzia è che mentre mia madre cucinava, io ero nel congresso vicino alla porta di casa che canticchiavo, e ho fatto, secondo me ho affrescato tutto l'ingresso di casa fino ad arrivare piccola così. E poi la mia passione per l'arte chiaramente è sbocciata in quanto liceo artistico, quindi io amo molto l'arte. Allora, oggi parleremo più che mai di arte contemporanea, di arte moderna, e come ho avuto il piacere di poter presentare a Gala dell'Arte nel Principato di Monaco, del quale parleremo più tardi, di arte dirompente. Questo è Pierpaolo Nudi, ma poi insomma non devo subito svelare. Come li vedi questi quadri? Che impressione ti stanno dando? Visto che insomma sei il primo grande personaggio che abbiamo, e mi piace avere anche una tua sensazione, perché del resto l'arte moderna, come l'arte in generale, è molto sensazionale, no? E quindi qual è l'impressione? Sono avvolgenti, intanto perché... Avvolgenti, mi ricorderò questa genere. E poi fanno entrare in un'altra dimensione, fanno, ti penetrano, fanno studiati. Vanno studiati, allora, lasciamo i nostri ospiti con questo claim. Vanno studiati, che è il compito per le vacanze prima dell'arrivo di Vittorio Sgarbi e prima che inizierà una sorta di improperio verso chiunque proverà a fare una domanda. Capra, se volete possiamo già iniziare come esercizio ginnico ad insultarci reciprocamente, poi avremo anche il piacere di avere l'originale. Battute a parte, grazie ancora per essere qui con noi, pochissimi istanti e poi entreremo nel vivo di questa manifestazione. Grazie anche a Antonella, ben arrivata, e complimenti a tutti per essere qua.